Il Gran Mare Luna Village sorge nel territorio di Campo Felice di Roccella, ideato per accontentare tutte le esigenze abitative. A partire da 99.000 euro, la società di costruzione Nuova Edilizia SRL gestisce direttamente le vendite. Gran Mare Luna Village. Cosa aspetti? Oggi tutto questo è una realtà. Gran Mare Luna Village. Infoline 345 96 20 503 e 0921 93 31 12. Quali scenari apre, quale dinamica interna le cosche rivela l'omicidio di Giuseppe e di Giacomo? Di certo c'è che quei colpi di pistola hanno strappato il velo di silenzio delle cosche, un silenzio che andava avanti ormai da un anno a Palermo. Sul fatto che si tratti di un'esecuzione stile mafioso non sembrano esserci dubbi, innanzitutto per come l'omicidio è stato condotto. I due killer su un ciclomotore, un Honda SH secondo alcuni testimoni, si sono avvicinati alla Smart e hanno sparato un primo colpo di pistola, mandando in frantumi il finestrino. A quel punto Di Giacomo è sceso per tentare una fuga disperata. Uno dei killer l'ha inseguito però per pochi metri, poi ha sparato altri colpi uccidendolo. A legare l'omicidio alla mafia sono anche i trascorsi dello stesso Di Giacomo e di alcuni dei suoi familiari. La vittima era stata arrestata nel 2008 durante l'operazione Perseo contro le cosche palermitane. Nel 2011 Di Giacomo era stato assolto anche perché le intercettazioni che lo riguardavano furono dichiarate inutilizzabili. Anche il fratello Marcello era stato arrestato e assolto nello stesso processo. Purtroppo, e mi dispiace tantissimo, ho commesso con vari ruoli una quarantina di omicidi. Ha preso il via così con la confessione dei delitti a cui ha partecipato, la deposizione del pentito Gaspare Spatuzza che sta testimoniando al processo sulla trattativa Stato-Mafia. Tra gli assassini commessi, il collaboratore ha citato quello di Don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio, adesso beato, ucciso la sera del 15 settembre del 1993. Padre Puglisi voleva impossessarsi del nostro territorio, ha raccontato Spatuzza. Prima lo controllammo, poi si decise di ucciderlo. Volevamo simulare un incidente perché sapevamo che un omicidio di un prete avrebbe avuto conseguenze, poi però optammo per il delitto classico. Era un sacerdote che andava per conto suo, ha aggiunto il collaboratore di giustizia, e per questo motivo dava fastidio. Quella della sua eliminazione era una pratica aperta da almeno 2 anni. Vivere a Borgo Nuovo presenta alcuni problemi, da sempre. Una certa marginalità, servizi di collegamento non sempre puntuali, sicurezza lungo le strade, raccolta di rifiuti spesso lenta o al singhiozzo. Ma se invece di percorrere, come abbiamo fatto questa mattina, il quartiere in auto, lo osservassimo dall'alto, noteremmo che Borgo Nuovo sorge in un punto particolare, sotto una mega discarica, quella di Bellolampo. Un elemento non da poco, dal momento che le falde della zona sono state, anche nel recente passato, messa sotto esame per il rischio di inquinamento causato dal lago di Percolato, adesso quasi del tutto prosciugato. Disagi anche durante l'estate di 2 anni fa, quando l'intera discarica venne colpita da un incendio per diversi giorni. Le polveri di diossina caddero naturalmente a valle e fu vietata la coltivazione e la raccolta di ortaggi e verdure. Adesso un nuovo allarme riguarda l'acqua per uso potabile. Dopo la segnalazione ricevuta dall'ASP sulla presenza di carica microbica dell'acqua fornita alle abitazioni, ieri sera il sindaco Leoluca Orlando ha emesso un'ordinanza con cui informa i cittadini della situazione. Un senzatetto è rimasto vittima del freddo e degli stenti, l'ennesimo di questo 2014 palermitano, la media di una vittima al mese. È Palermo, ma potrebbe essere anche Torino, Milano o Roma. E proprio a Roma si è parlato di aprire le biblioteche ai clochard. A Milano si è cercato di fornire assistenza con delle unità mobili e Palermo ha messo sul piatto migliaia di euro di fondi destinati all'accoglienza dei senza casa, ma mancano i centri di accoglienza. Nelle mie comunità non c'è più spazio, ha detto il frate laico Biagio Conte, e fuori ci sono tanti che hanno bisogno di assistenza. Palermo di giorno e Palermo di notte è così diversa. La via Lincoln è un brulicare di residenti, commercianti e traffico, ma di notte si trasforma in un vero e proprio dormitorio a cielo aperto. Sono almeno 15 senza tetto della zona, ha dichiarato un commerciante. Dopo Fia, il senza casa, ex biologo capace di parlare ben 5 lingue, questo è il 4 clochard del 2014 che non sopravvive.